Davide Giacalone, buongiorno e soprattutto buon lavoro, abbi pazienza. Buongiorno, Davide, abbi buongiorno, pazienza, bentrovati. Che ti devo dire, insomma, siamo ragazzi ed è Natale. Allora, il Corriere della Sera apre con un tema che abbiamo molto affrontato anche con voi, fra le 6 e le 7, l'Italia chiusa per le feste, sapete che dal 20 dovrebbero entrare in vigore delle norme piuttosto stringenti, sapremo oggi nel particolare. Però ieri è stata soprattutto, Davide, la giornata delle parole chiare e nette del Ministro della Salute Speranza in Parlamento, prima al Senato, poi alla Camera, vaccino, piano vaccini, una prima indicazione dei tempi, vaccino gratuito, eccetera, eccetera. Sullo sfondo, permettici di aggiungere però, perché lo abbiamo registrato anche fra gli ascoltatori, molti italiani, molti di quelli che avevano lodato Crisanti per le sue parole sui vaccini, ricordate? Ah, io non lo faccio a gennaio. Oggi molti di quelli dicono, ma come? L'Inghilterra ha dato il via e noi no. Ma perché? Ragazzi... No, ma infatti ieri il Ministro della Sanità, opportunamente illustrando i criteri in Parlamento, perché insomma, così funzionano le democrazie parlamentari, ha ricordato una cosa corretta. Cioè, noi in questo momento il vaccino non ce l'abbiamo, da cui per l'appunto l'obiezione, ma come nel Regno Unito? Allora, i vaccini sono una cosa fondamentale, importantissima, hanno salvato e salvano nel mondo milioni e milioni di vite umane. Diffidare dei vaccini ci mette al pari dell'uomo della caverna che dice tuona perché il cielo si è arrabbiato che mi sono messo un dito nel naso. Detto questo, però, ci sono delle procedure che appunto tutelano i vaccini. Non è che è questione burocratica il bollo o non il bollo, ci sono delle prove, degli standard per verificare la efficacia di un vaccino e ci sono poi delle autorità terze, non è la casa farmaceutica, delle autorità terze che devono al fine valutare anche altri aspetti relativi al vaccino. C'è tutto il tema naturalmente che i vaccini originari, compreso quello antipolio, non è più quello che facciamo oggi, grazie, perché sono dei decenni che lo andiamo facendo. Questo è stato costruito a tempi di strarecord ed è una grande conquista scientifica questo vaccino, ma naturalmente non ha alle spalle gli anni di sperimentazione e di uso, ovviamente, e quindi bisogna andarci con cautela. Stiamo parlando di qualche giorno di differenza, di qualche settimana di differenza, quindi non facciamo una più palloccolosa di quello che è, ma dovrebbe servire agli estimatori dei vaccini e dovrebbe servire questa cautela anche a quelli che hanno idee strambe e assolutamente superstiziose sul tema. Detto ciò, in Italia, ha detto il ministro Speranza, il vaccino sarà per tutti e sarà gratis, è così in tutta Europa, cioè, voglio dire, ma è bene ed è giusto che sia così. Il vaccino è un atto di precauzione verso se stessi, ma è anche un atto di precauzione e di generosità verso tutti gli altri, quindi ci manca solo che me lo fai pagare in queste condizioni, quindi è bene che anche questo sia così. Mi aspetto qualche discussione sulle priorità, perché tanto una volta che tu dici prima i sanitari e i parasanitari, dopodiché gli anziani delle residenze, poi gli anziani e poi via via tutti gli altri, c'era qualcuno, anzi sui giornali hanno già cominciato, ma allora perché non prima i giovani? Lasciamo perdere, qualsiasi cosa ha un prima o un dopo. Io sono prendo il numerino, quando è il mio turno me lo dite, faccio il vaccino. Tra le cose che ha detto il ministro Speranza ce n'è una sola che un po' mi preoccupa, perché lui ha detto stiamo attenti a non arrivare al momento del vaccino con le strutture sanitarie in affanno, per cui teniamoci tutti al rigore, alla prudenza, eccetera, eccetera, in modo tale che quando si arrivi sarà disponibile il vaccino, stiamo parlando di qualche settimana, tutto fili liscio. Ci atteniamo tutti quanti alle norme di prudenza, tutto quello che si vuole, però la struttura sanitaria per il vaccino deve funzionare, come direbbe Totò, a prescindere, cioè non è questione di quanti siamo contagiati. E non è un caso che sia in altri paesi europei come in Germania, ma anche in Italia, si prende in considerazione l'uso delle forze armate, che sono bravissime a fare questo, una questione non è una questione medica, non è che devono fare il check-up, è una questione logistica, cioè bisogna iniettare questo vaccino. Quindi quale che sia la condizione, speriamo naturalmente che le strutture sanitarie non vadano in affanno, ma quale che sia la condizione, quella roba lì deve andare liscia e fluida come l'olio.
tant'è che appunto che si è centralizzato l'acquisto, evitando un'altra volta la scena tragicomica dell'acquisto del vaccino influenzale, molto più banale, molto più sperimentato, ma sottoposto a gare regionali piuttosto folcloristiche. Allora, caro Davide, il famoso MES rischia di mettere a dura prova la tenuta del governo. Tra poco ne parleremo con la lettura che ne fa stamane il quotidiano La Repubblica. Prima ancora ci sono le informazioni sul traffico, via radio. Allora, Repubblica titola stamane Giacalone: MES e il governo trema. Nell'occhiello si legge rivolta nei 5 Stelle sulla riforma del salvastati. Berlusconi spacca il partito, maggioranza a rischio in aula. All'interno, ovviamente, c'è l'approfondimento, oltre 50 grillini pronti a votare no, il governo rischia la crisi per il Colle, una prova cruciale, giustamente Repubblica chiama questa riforma, quella del MES, la riforma della discordia. Come stanno le cose? Allora, il meccanismo europeo di stabilità è stato utilizzato, quello sanitario che è senza condizioni, quello per il salvastati. È stato utilizzato dalla Spagna, è stato utilizzato dall'Irlanda, è stato utilizzato dal Portogallo, e in questi paesi non se ne è mai parlato così tanto come in Italia, che non l'ha utilizzato. Cioè è una cosa a suo modo fenomenale. Lo hanno utilizzato con profitto tutti i paesi che ho citato, anche altri. Qualcuno in questo momento sta dicendo: perché? Perché non dici la Grecia? Perché non dici la Grecia? Ve lo dico subito: perché non c'era il meccanismo europeo di stabilità. È stato creato apposta dopo che era saltata la Grecia, perché ci si era accorti che ci mancava un pezzo, ci mancava una cosa, uno strumento operativo. Ha funzionato bene. Perché in Italia diventa così? Cioè, perché, com'è possibile, per esempio, che nel centrodestra oggi, leggo sui giornali, in Forza Italia, c'è chi applaudiva l'apertura europeista di Berlusconi, poi Berlusconi dice no, ma sulla riforma del MES non la votiamo, allora si spacca Forza Italia. Ma chi l'ha negoziato il MES? Il governo Berlusconi. Maggioranza composta da la destra, la Forza Italia e la Lega. Questa è storia. Perché nel Movimento 5 Stelle, dove hanno deglutito tutto, cioè una cosa impressionante, adesso c'è la fazione che dice, ma anche lì è abbastanza semplice, perché questa legislatura nel 2018 è nata con un primo suo governo, Conte, a impronta schiettamente antieuropea e antieuropeista, composto da due forze, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Poi è nato il governo Conte 2, che ha una matrice schiettamente opposta a quello del Conte 1, ed era nato per ricucire con l'Europa. È naturale, diciamo così, che in questo trasformismo a qualcuno gli venga il mal di pancia. Si parla del MES in questa maniera concitata perché è diventata una bandiera, e far garrire le bandiere è il modo migliore, diciamo così, per nascondere il vuoto di idee che ci sta sotto. Per cui uno parla del MES senza mai dire che cavolo è sto MES, come funziona, che diavoleria è stata inventata. Sapete qual è la grande novità che è sulla scena politica? La grande straordinaria novità è che dopo finalmente la fine della partitocrazia, dei partiti eccetera, l'Italia è ferma alle guerre di corrente all'interno dei partiti. E sai che novità, diciamo così, io ci sono nato in questa, ci sono cresciuto, speravo diciamo, che potesse andare un po' meglio. No, non è andata così. Ancora una quarantina di secondi, rimaniamo sui temi economici. L'unico soggetto per i piani, per l'attuazione dei piani del Recovery Fund, è quello che chiede il ministro agli affari a Mendola. Sì, c'è per questa cosa, dice, ma chi fa i piani e chi li gestisce, come si dice, l'implementazione, che significa passare dalle parole ai fatti, considerato che fin qui, per esempio, lo sblocca cantieri, questa roba qui, le parole ci sono state, i fatti meno, cioè i cantieri sono ancora bloccati. Allora dice, come si fa questo, chi lo compone? È un tema molto interessante, ma con calma però, voglio dire, che motivo c'è? Abbiamo stabilito chi è che non possiamo invitare a Natale, adesso con calma stabiliremo chi invitare nel gruppo che deve occuparsi di questa roba. Del resto, voglio dire, il futuro che ha fatto per noi, perché dobbiamo sbatterci così tanto per il futuro? È una discussione interessante anche questa, però qualche volta le discussioni politiche, se vogliono essere appassionanti, bisognerà che si calino nella realtà, perché queste sono parole, diciamo, abbastanza in libertà. Tra poco ancora qui con Davide Giacalone dalla Gazzetta dello Sport, promossa praticamente da tutti. Stéphanie Frappart, che ieri ha diretto, prima donna ad aver mai fatto una partita di Champions League. E poi ovunque, anche sui giornali politici, trovate Mick Schumacher, il figlio del mito, che arriva in Formula 1.
Rassegna Stampa con Davide Giacalone ci porta sulla prima pagina del quotidiano La Stampa il buongiorno di Mattia Feltri con un titolo eloquente, l'ulivo mondiale. Riferimento, Davide, è al TAP, il gasdotto che l'Azerbaigian rifornisce l'Italia, insomma, che è in funzione da un paio di settimane. Feltri scrive che non è stata un'impresa indolore, in particolare, diciamo, per la preoccupazione, scrive lui, sollevata dalla salute di un migliaio di ulivi radicati nel terreno, scrive, interessato dai lavori e dalle conseguenti proteste. A te. No, Mattia Feltri ha il merito di ricordare questa storia. Prima parlavamo delle cose che i 5 Stelle hanno detto e poi si sono rimangiati, tra cui appunto il TAP che andava fermato perché la Transatlantic Adriatic Pipeline avrebbe distrutto la costa. Ne abbiamo fatto un'esperienza anche noi qua, perché siccome mi sono trovato per lavoro da quelle parti avevo anche detto, guardate che gli ulivi, siccome si parlava degli ulivi come se fossero una tragedia mondiale, guardate che li stanno eradicando con dei bei pani, li ricoverano e poi li rimettono alla loro posta. Non è vero, falso, bucciato, corrotto, pagato, eccetera. Porta le prove. Che prove vuoi portare? Un cucchiaino d'olio d'oliva? Beh, li stanno rimettendo dove stavano, cioè, forse sbaglieranno di qualche metro rispetto alla loro posizione storica, ma insomma li rimettono. Era tutto previsto fin dall'inizio. La cosa che diciamo non è che il governo di questo o il governo di quel, era tutto previsto fin dall'inizio e in più ci sarebbe il gas che arriva. Quel gas che arriva lì e che sbuca dall'Adriatico, che parte dall'Azerbaigian, sarebbe quello che potrebbe essere utilizzato qualora per esempio le acciaierie si volesse far funzionare in maniera diversa, con alimentazioni di diversa, diciamo, nel caso tu non avessi quella pipeline e quel gas, il resto che stavi dicendo sull'acciaieria erano parole perse. Ma vuoi mettere il fascino di una bella manifestazione, dei blocchi stradali, del battersi per la natura, per la giustizia, per il bene, per l'equidistribuzione, per la bontà e per la mamma? Noi siamo sempre dall'altra parte, c'è poco da fare. vi ricordo che siamo nel frattempo, a proposito di no granitici che si sono tramutati in nulla, siamo al riordino del reddito di cittadinanza. Ieri ne ha parlato Davide, lo torneremo a fare, però i danni ormai sono fatti. Tutti i soldi sono andati. I soldi sono andati, poi chi lo va a dire a tutte quelle persone a cui hai promesso soldi da qui all'eternità? Che non glieli dai più. Bocca al lupo. Sì, diciamo che qualche tema negli anni l'abbiamo anticipato, Davide, insieme a te. Qualcosina, ma guarda, non è questione di tizio o Caio, è buonsenso, il banale buonsenso. Si possono avere idee diverse, ma le idee senza senso si riconoscono da lontano. Davide, grazie naturalmente anche per oggi, ci ritroviamo domani, buona giornata. Grazie a voi, buon radio a tutti.